IFA 2017, siamo a Berlino, evento Lenovo, sono stati presentati diversi dispositivi, tra cui anche dei laptop, c'è un nuovo Yoga, Lenovo Yoga 920, e poi c'è il nuovo Moto X di quarta generazione. Quello che è in mano è la colorazione blu, anche se siamo all'interno di una location molto molto particolare, una specie di fabbrica con luci anche molto particolari, quindi in questo caso sembra quasi argentata, trattiene anche tutte le impronte. Invece penso sia la colorazione blu, perché è disponibile sia così che in nero. Come vedete, superficie back cover specchiata, il protagonista assoluto è questo gruppo ottico con una doppia camera, ci arriviamo fra un attimo. Davanti display da 5.2 pollici full HD, è un LCD, ci sono delle cornici ben evidenti, sono piuttosto pronunciate. Qui in basso c'è il lettore di impronte, i tasti come vedete sono a schermo, quindi la cornice qui sulla sinistra ospita soltanto il LED. Questo è un piccolo LEDino, che penso ci sia anche poi il microfono, forse questo qui è proprio il microfono. Dicevo, display da 5.2 pollici full HD, ovviamente Android 7.1.1, non c'è l'ultimissima versione, comunque un sistema operativo piuttosto pulito, molto vicino all'esperienza stock Nougat. In questo caso non abbiamo indicazioni su quando arriverà Oreo, ovviamente come per tutti gli altri terminali probabilmente bisognerà attendere la fine dell'anno. Dunque un sistema poco personalizzato, ci sono poche applicazioni personalizzate inserite, in questo caso sono delle versioni demo da Motorola. Tutto funziona anche abbastanza velocemente perché abbiamo 4 GB di memoria RAM, in questo caso vediamo se è anche la versione dual SIM, sì, in Europa arriverà infatti nelle versioni single SIM e dual SIM, quindi quello che sto provando io è la versione con due nano SIM, si può anche poi eventualmente utilizzare una nano SIM e espandere la memoria. Memoria da 64 GB, mentre la memoria RAM, vi dicevo, è da 4 GB, oppure ci sarà la versione base da 3 GB, anche se non è stata chiarita bene quale sarà il posizionamento delle due varianti, lo vedremo magari successivamente. Parliamo un attimo invece della fotocamera, perché è un po' una delle protagoniste, ci siamo anche sorpresi perché ormai le presentazioni degli smartphone si parla più della fotocamera che di altro. Faccio vedere anche lo spessore, sono poco meno di 8 mm per quanto riguarda il terminale nel suo complesso. Vedete pulsante accensione e spegnimento leggermente zigrinato, poi c'è il bilanciere del volume un po' staccato con i due pulsantini, anche piacevole. Guardate il profilo metallico, davvero molto bello al tatto, facilita anche la presa. Devo dire che questo 5.2 pollici sta bene in mano, l'ergonomia è piuttosto buona, anche perché c'è questo profilo che curva abbastanza bene, quindi si tiene davvero molto bene. Vi dicevo, protagonista assoluta questa doppia camera, sensore principale da 12 megapixel e sensore companion wide angle con un angolo, quindi un grande angolare di 120 gradi, che percorre in un certo senso la strada fatta già da LG. Vediamola subito questa doppia fotocamera, non so esattamente come si attiva la seconda fotocamera, proviamo a fare un pinch to zoom, no, in questo caso bisogna andare indietro, magari prova a cercare, ecco, guardate, si è attivata immediatamente la wide angle, la grande angolare, quindi andando in avanti ovviamente si scambiano le due fotocamere, entra in gioco quella da 12 megapixel, mentre quando poi si va un pochino indietro, ecco, si entra in gioco quella grandangolare. L'ambiente è molto buio, un po' difficile giudicare. Quella frontale, pensate, da ben 16 megapixel, guardate quanto è luminoso, vi dicevo l'ambiente qui è molto molto buio, quindi davvero sono sorpreso di vedere una fotocamera frontale che praticamente vorrei in quasi tutti, top di gamma, è così, non è sempre, invece non avviene sempre, come abbiamo visto per esempio oggi con LG V30, il piccolo Neo. Va bene, comunque continuiamo a parlare, ci sono tante opzioni dall'interno della fotocamera, ci hanno parlato di tanti filtri, tante possibilità che si possono sfruttare con questa doppia fotocamera, soprattutto con questa fotocamera anteriore, ci sono delle modalità selfie, insomma queste le rivedremo un po' nel dettaglio quando avremo possibilità di utilizzarlo un po' più intensamente. Moto X di quarta generazione che arriverà in Europa nel prossimo mese ad un prezzo di 449 euro, purtroppo sono 399 per l'Europa, da noi ci sono questi 50 euro in più, non sappiamo esattamente se sarà la versione con 3 GB di RAM, ma è molto probabile, quindi probabilmente per quella da 4 GB bisognerà spendere qualcosina in più. Comunque maggiori informazioni le trovate nell'articolo allegato qua sotto, magari qualche chiarimento in più anche nelle prossime settimane. Continuate a seguirci, soprattutto anche questa sera, perché ci sono tanti altri video che manderemo proprio qui dall'evento Lenovo.